Buonasera, non funzionava il microfono e invece adesso funziona. E allora io stasera, sapete che è la finale, molti di voi tutti gli anni la seguono, è la finale del premio Bancarella Sport, che è l'inizio di questo weekend del Bancarella, anzi abbiamo iniziato oggi col premio Raschi alla carriera a Galeazzi, Giampiero Galeazzi. Questa sera io invece vi presento subito e li faccio salire sul palco i 7 finalisti di questa edizione. I libri sono 6, ma gli autori sono 7, perché un libro è stato fatto come sempre da 2 persone che collaborano tra loro. Allora, per primo vorrei chiamare Angelo Carotenuto sul palco, se c'è. E Angelo ha scritto La grammatica del bianco, è un'edizione Rizzoli, è un libro che riguarda il tennis, e ti potresti accomodare in quella seconda sedia lì, magari non la prima, che me la lasci libera, perché poi cerchiamo di animare. Subito dopo chiamo Flavio Pagano, autore del romanzo Senza paura, è un libro della Giunti ed è stato naturalmente dalla giuria messo in finale, eccolo lì. Poi accanto a lui, poi vorrei sapere perché è l'unico di tutti i finalisti che io non conosco personalmente, se c'è in piazza Enrico Brizzi, che ha scritto In piedi sui pedali. Enrico Brizzi io non lo conosco perché non è stato neanche nella presentazione di Lucca. Non c'è, e allora andiamo avanti, comunque il suo libro è in finale, è un libro che parla appunto di ciclismo, In piedi sui pedali. Poi abbiamo Cino Ricci e Fabio Pozzo, che hanno scritto, ha scritto Cino Ricci e Fabio Pozzo con lui, poi ce lo spiegheranno di questa collaborazione, ma Cino Ricci lo conoscete, ha scritto Odiavo i velisti. Ora, come avrà fatto lui a odiare i velisti non lo sappiamo, ma è una mia curiosità, anzi di tutta la giuria. Vi mettete, lasciate, vi mettete di seguito, te vicino a Pagano, Ricci, e poi chiamo ancora sul palco un vecchio amico del Bancarella, è stato spesso su questo palco, anche quando era nell'altra posizione, si chiama Franco Esposito e ha scritto quest'anno un libro, Io vi voglio bene assai. Franco Esposito, scusa, ti chiamo un vecchio amico perché effettivamente lo sei del Bancarella. Sei. E poi per ultimo qui Giorgio Terruzzi, che ha scritto Suite 200. Il libro di romanzo di Esposito, ora ce lo racconterà, è autobiografico, quello di Giorgio invece, Suite 200, riguarda Senna, Ayrton Senna, un grande campione dell'automobilismo che lui ha seguito per tanti anni. Io comincerei subito la serata e la comincio più o meno al solito modo, cioè chiamo qui il sindaco di Pontremoli, naturalmente pure lei, insomma, il Bancarella lo sostiene, e quindi le do subito la parola per un saluto, e credo che il microfono te lo debba accendere. Ecco Lucia, grazie. Grazie, grazie mille. È con grande piacere che diamo inizio a questa edizione del fine settimana dei premi Bancarella. È un momento particolarmente importante per tutti noi che viviamo con la cultura, di cultura, vogliamo che la città del libro acquisisca sempre più uno spessore di continua costruzione del domani, quindi il senso del nostro essere sempre con la Fondazione Città del Libro, che ormai davvero è un'istituzione assolutamente insostituibile in quello che è la promozione della lettura, la promozione del senso dell'amicizia attraverso la parola scritta. Devo ringraziare in primis Paolo Liguori, che credo davvero da qui all'anno prossimo gli devo dare la cittadinanza onoraria, perché ormai è diventato un cittadino pontremolese a tutti gli effetti. Ci onora della sua presenza, ma ancor di più ci onora della sua professionalità, che vi garantisco è assolutamente unica. Per cui grazie per la presenza, Paolo, questa sera, e grazie a tutti gli ospiti che siedono ai nostri, al tavolo, insomma, tutti gli autori e i rappresentanti della Fondazione. Però, come tutti sanno, il mondo del libro dedicato allo sport è una sorta di gemellaggio, una sorta di sincronia, anzi, che la Fondazione Città del Libro ha voluto crescere unitamente a un'altra associazione che è assolutamente
assolutamente importantissima nel mondo dello sport, che è quella del Panathlon. Quindi desidero ringraziare il presidente Giacomo Santini, il past president il dottor Enrico Prandi e il presidente del Distretto Italia, il dottor Federico Ghio, perché la loro presenza permette al Bancarella Sport di fare veramente quella sinergia che ognuno di noi si augura ci possa essere sempre di più fra il mondo della parola scritta, che è poi costruito da chi la legge, e il mondo di chi lo sport lo pratica attivamente. Quindi con questo io non posso che augurare a tutti buona serata e grazie per la presenza. Grazie Lucia Baracchini, sindaco di Pontremoli, molto gentile anche nei miei confronti. In realtà io sono qui come un cane da guardia, perché sono qui come prosecuzione di un impegno preso dalla giuria, che qui vede moltissimi esponenti presenti e che ha scelto la Sestina. Poi, come sapete, le votazioni che stasera ci saranno e che proclameranno un vincitore non sono una scelta della giuria, ma di una commissione che viene chiamata per votare di librai, di Panathlon. Il Panathlon è molto importante. Ancora presento delle altre persone, naturalmente, che sono alle spalle dei concorrenti, ma voi le vedete e le conoscete benissimo, perché sono naturalmente Enrico Polverini, il notaio Filippo Goglia, vedrete che poi è lui che diventa il personaggio, Ignazio Landi e Pedrazzini sono le persone che sono qui. Io adesso, prima di iniziare, ma mentre stiamo iniziando e presento loro, devo dire che lì chi è a Pontremoli, perfino chi è come me solo una volta l'anno, però da parecchi anni, vede naturalmente che manca una persona. Manca una persona, noi sentiamo tantissimo questa mancanza. Lui nemmeno sa quanto noi subiamo, soffriamo la sua mancanza. È una mancanza temporanea, naturalmente sta solo poco bene, naturalmente il clima è quello che è, naturalmente le persone come me, anziane, soffrono di questo clima e più di me ne soffre il nostro amico, veramente amico, Giorgio Cristallini. Io gli farei un applauso, perché noi gli vogliamo bene e tutte le volte che ci viene a mancare ci accorgiamo che ci manca una gamba, un braccio, un pezzo, insomma, lo sanno perfino gli autori, questo, quelli che vengono da più tempo. Quindi lo saluto, gli faccio i miei migliori auguri di guarigione e chiamo il presidente della Fondazione del Libro, Gianni Tarantola, a parlare. Grazie. Funziona? Sì. Grazie. No. Scusate, è l'audio che... Grazie, grazie mille. Sono veramente un po' così commosso, perché è il mio primo Bancarella, Sport. Domani ci sarà il Bancarella. È da qualche mese che Benelli, il professor Benelli, mi ha lasciato questo incarico che io sto cercando di portare avanti nel migliore dei modi. Pertanto devo ringraziare tutti quelli che mi stanno aiutando a arrivare a far diventare sempre più importanti questi premi. I premi che comunque hanno il compito, come fondazione, come librai, di portare alla lettura il più grande numero di persone. Cioè cerchiamo di fare il possibile perché i librai indipendenti che collaborano con il premio Bancarella abbiano la possibilità di vendere e di accontentare sempre più lettori. Pertanto ringrazio gli autori che sono qui, mi associo a Paolo Liguori per il discorso di Cristallini. Purtroppo però volevo anche ricordare un'altra persona che è stata ed è molto cara a tutti noi. Parlo di Claudio Giumelli, che 2 settimane fa ci ha lasciati, e devo dire che c'è un po' di tristezza in me, anche perché era un grande amico ed era una persona veramente notevole. Aveva una cultura eccezionale e per cui diventa una mancanza per tutti perché era un amico e veramente lavorava col cuore e cercava di dare e aiutare tutti
in, quando gli si chiedeva e anche quando non gli si chiedeva. Ha fatto tante cose e comunque devo dire grazie Claudio e grazie a Serena che senz'altro dovrà subire questa grande mancanza prima di tutti noi. Grazie mille, vi auguro e auguro a tutti una buona serata e un arrivederci a domani. Grazie mille. Grazie, grazie e credo che il Presidente possa prendere anche posizione dove di solito è. È il Presidente e deve garantire naturalmente, ma tutti gli anni lui fa parte della giuria che poi fa lo scrutinio. Qui ci siamo tutti, quelli che hanno fatto parte delle scelte. Benelli è stato già ricordato, è stato in commissione, è stato importante. Paolo Francia è lì ed è il Presidente della Commissione di Valutazione, quello che mette assieme un po' i pareri. E poi Santini lo vorrei chiamare, anche lui in commissione, lo vorrei chiamare qui per una cosa particolare, semplicissima, scusami se ti uso per queste cose, ma è importante per il Panathlon, è importante per il significato che anche il sindaco ha ricordato. Io darei a te l'incarico di dare a loro intanto quello che hanno vinto, cioè per il solo fatto di essere in finale, quindi le medaglie. Però te le passo nell'ordine, ecco, penso che ci siano i nomi. Cino Ricci, eccolo, un applauso. Loro sono già vincitori di una selezione, adesso ci sarà poi la votazione finale, ma adesso vi farò presentare da loro le opere naturalmente. Questo è Terruzzi, Giorgio Terruzzi. Loro per noi rappresentano già la qualità, insomma. C'è Brizzi che è assente, ma noi il premio poi lo ritiriamo, lo diamo alla casa editrice, è successo altre volte, non c'è niente di strano. Brizzi non c'è, non c'è, ma c'è l'ultimo che è, ecco, Esposito, lo conoscete, è abbonato a questo premio, perché questo lo prende tutte le volte che viene. Non scrivere libri quest'anno, grazie Giacomo, grazie, poi ti richiamerò dopo. Non scrivere dei libri quest'anno perché l'anno prossimo ti diamo un anno di sospensione, questo è sicuro, altrimenti ci denunciano per interesse privato in uso d'ufficio, se chiamiamo sempre Esposito. Voglio fare un'ultima cosa ancora, una cosa che riguarda la solidarietà, una cosa che riguarda un'iniziativa e uno sport. Il rugby, ci dovrebbe essere qui una squadra di rugby, una squadra particolare, e comunque sono presenti Alfredo Gavazzi, lo chiamo su, Presidente della Federazione Italiana Rugby, Riccardo Bonaccorsi, Presidente della Federazione Rugby della Toscana, Stefano Cantoni, e qui siamo al punto, Consigliere Nazionale del Comitato Sostegno Ovale, ecco, vi do subito il microfono, vi do subito il microfono, e intendevo avvalermi della collaborazione del mio amico Terruzzi, e poi Alfredo Gavazzi non c'è, c'è Riccardo Bonaccorsi della Toscana, Stefano Cantoni di Sostegno Ovale, che è lui, e Cosetta Falavigna, che dovrebbe essere presente, io la chiamerei, è del rugby Colorno. Perché chiamiamo il rugby Colorno? Perché è questa società che ha dato vita a questa associazione Sostegno Ovale all'interno di questo mondo del rugby. Allora io vi chiederei subito di spiegarcela, ma questo microfono lo darei subito a Giorgio, perché a questo punto vorrei che tu, da collega, giornalista, amico, appassionato e praticante di rugby, insomma fai l'allenatore per i ragazzi, l'hai fatto, eccetera, eccetera, chiedi a loro di spiegare. No, sono molto contento perché ci conosciamo. Lo vedo. Sono molto contento di questa iniziativa, non sapevo di questa concomitanza, mi sembra una bellissima cosa, sono contento per te in particolare. Il rugby è cuore su tanti aspetti, nella sua, come dire, nel suo DNA, quindi io adesso lascio la parola a loro. Tranquillo, vai. A loro che hanno organizzato. Due vostri innescano, uno si sposta, mettiti di là e fai. No, lascio la parola a loro che spiegano cosa hanno fatto, ma sono contento che si parli di rugby e di una bella cosa connessa allo stare insieme con il rugby. Quindi grazie. Non lo so, funziona? Sì, scusa. Non sono abilissima. La signora Cosetta.
Sì, Cosetta Falavigna, sono presidente di una società sportiva di rugby. Vivo nel mondo del rugby, Colorno esattamente. Vivo nel mondo del rugby da una decina d'anni e ho imparato una cosa meravigliosa. Oltre ad un piacevole sport che può piacere o non piacere, il rugby ha in sé tantissimi valori che toccano un pochettino tutti gli ambiti della nostra vita. Uno di questi è anche quello del sociale, quello di aiutare le persone che hanno qualche difficoltà in qualche settore e di portarli socialmente, di raggrupparli insieme in qualcosa che li riesca ad integrare insieme a tutti gli altri. Nasce dalla nostra società l'idea e la volontà di creare, di dare vita ad un'associazione Onlus che si occupa proprio di questo. L'abbiamo chiamato ovviamente Sostegno Ovale, perché l'ovale comunque è la forma della palla del rugby, per chi non lo conoscesse, ma non credo che siano questi i problemi, e da qui nascono una serie di progetti molto interessanti che coinvolgono la società attraverso il gioco del rugby. Abbiamo una squadra di ragazzi con dei problemi psichiatrici che nell'arco di un anno e mezzo sono riusciti a, attraverso gli allenamenti, attraverso lo stare insieme, attraverso frequentare un centro sportivo e frequentare quelle che noi definiamo persone normodotate, sono riusciti a pian pianino iniziare un percorso di avvicinamento ad un mondo che per loro fino a quel momento, per qualunque motivo, era un po' precluso. Quindi si stanno aprendo, stanno inserendosi e questo dà grande soddisfazione. E questo attraverso il rugby, attraverso altre società che come noi amano applicarsi in questo, e quindi Sostegno Ovale è una delle società. Prendo spunto, e qui lo devo dire perché in sala, seduta nel pubblico, c'è una persona che mi ha dato tanto e che mi insegna tanto, molto attiva in questo senso, da una società che si chiama Invictus Prato, che per prima, devo dire, ha dato inizio a questo cammino e che dà grandi soddisfazioni, che insegna un po' a tutti noi e che ha fatto di questo percorso un progetto sempre attraverso il rugby, che direi che è abbastanza piacevole, interessante e di grande soddisfazione, oltre allo sport normale che tutti conosciamo. Volevo far dire una parola a Stefano Cantoni anche, perché insomma Sostegno Ovale nasce all'interno di questo mondo. Cosa vuole realizzare? Quali sono i suoi progetti reali? Quanta gente vuole coinvolgere in giro per l'Italia? Ma Sostegno Ovale, proprio adesso io come consigliere federale, tra l'altro mi occupo anche, infatti conosco Giorgio Terruzzi, perché mi occupo del rugby nelle carceri, per cui già questo è un ambito sociale molto importante che utilizza gli stessi principi che sono utilizzati con gli ammalati psichiatrici, perché far socializzare delle persone che chiaramente nel carcere vive, impera, non vive il fatto di essere soli, se stessi, metterli insieme è molto difficile, ma è molto produttivo da un punto di vista del recupero. Quindi stiamo cercando anche di fare una rete, perché tutte le società di rugby hanno un apparato che si occupa del sociale, chi carcere, chi disabili, chi aiuto economico per far giocare i ragazzi. Quindi stiamo cercando, Sostegno Ovale, di fare una rete di chiamiamolo franchising, pur per cercare di mettere insieme tutte queste cose qua. Beh, noi se possiamo vi diamo una mano già stasera, mi sono dimenticato e approfitto della vostra presenza, sono molto contento di dirvi che siamo in streaming, in diretta streaming, sul web, su binocolo.net, e si può raggiungere questo sito anche da TGcom. Naturalmente ho messo TGcom a disposizione, e questo significa che probabilmente vi avrà visto un po' di persone oltre questa piazza, e sono contento che sia stato proprio stasera su un argomento che riguarda la mobilitazione delle altre persone, quindi vi ringrazio. Volevo aggiungere, se posso, solo una cosa. E poi come potrei dirti di no, insomma io so fare le proporzioni. Ho visto che avevi il libretto del sorriso. Sì, te lo do subito.
La rivista. La rivista. Facciamola vedere, certo. Ecco, questa, vabbè, sono un po' di parte. Uno dei progetti che fa Sostegno Ovale è Il sorriso che non si dimentica. Questo è il ricordo di un ragazzo che nel gennaio del 2014 ha perso la vita con un incidente. Questo ragazzo, tra l'altro, era mio figlio. Però al di là di questo, noi abbiamo dato mandato come famiglia a Sostegno Ovale, certo, di fare 3 borse di studio negli ambiti in cui lui quotidianamente si cimentava. Chiaramente la scuola, il rugby, perché faceva parte della nazionale e dell'Accademia Nazionale, e il rugby Colono, la società dove è cresciuto. Ma noi abbiamo voluto fare questo perché da una disgrazia, da una tragedia, abbiamo voluto utilizzare questo sistema che abbiamo cenato a me e mia moglie, che anche lei qua è presente, subito, dal momento stesso che abbiamo visto nostro figlio sul selciato della strada, perché vogliamo dare qualcosa di importante a coloro che se lo meritano. Per cui è un progetto di 3 borse di studio in questi 3 ambiti che vi ho detto, che guardano l'altruismo, l'eccellenza, perché i ragazzi devono avere la possibilità e hanno la possibilità di mettere a disposizione tutto quello che hanno dentro. Questo movimento è nato dai giovani, quindi noi non facciamo altro che dare forza a questo movimento, a questi giovani che finalmente possono tirare fuori tutta la loro fantasia e tutta la loro voglia di vivere. L'associazione del libro ha messo a disposizione i libri finalisti per Sostegno Ovale, anche per aiutare i ragazzi attraverso la lettura diciamo di questi libri, che riguardano altri sport, nello spirito sportivo, esatto. Insomma, sì, quindi esatto. Voi siete sicuramente d'accordo. Ciao, assolutamente. Grazie. Ringraziamo di tutto. Grazie. Ancora una parola naturalmente a Bonaccorsi, che è il presidente della Federazione Rugby in Toscana. Allora, io tanto ringrazio per l'invito, appunto. Ho scorso un po' la lista, diciamo, dei libri vincitori, mi auguro il prossimo anno ci sia un libro Odiavo i rugbisti. Ci sono stati molti anni dei libri sul rugby, questi sono i libri per il Sostegno Ovale. E comunque, siccome noi nel rugby chiaramente abbiamo delle tradizioni, oltre a quella famosa, diciamo, del terzo tempo, che è quella che conclude la partita, le due squadre si incontrano e mangiano insieme. Abbiamo anche quelle relative alla consegna della cravatta, perché per noi rugbisti avere una cravatta di un altro club è un segno di rispetto. Di rispetto, di amicizia. Quindi io vorrei chiaramente darti la cravatta della Federazione Italiana Rugby, è proprio un segno del rispetto di tutto quello che te hai fatto nello sport, e vorrei anche invitare il Presidente perché abbiamo una cravatta anche per lui. Gianni Tarantola, c'è una cravatta anche per il presidente. Perché per noi, ecco, la cravatta è un senso di rispetto veramente della persona nel suo impegno sociale nella vita di tutti i giorni. Grazie veramente. La metterò subito, se mi permette la metto subito. Bene, benissimo. Il Presidente la mette subito, io mi scuso, la porto quasi sempre, anzi sempre in onda, stasera non la metto perché sono massacrato dal caldo, penso che possiate capirmi che ci sia anche una certa solidarietà. Grazie a voi, grazie a voi, felice di avere ospitato questa cosa. Veniamo adesso ai 6 finalisti. Beh, insomma, mi sono appoggiato a Giorgio sul rugby, perché lui è veramente un appassionato e un intenditore, scrive anche di altre cose, scrive di motori, ha scritto di ciclismo, ma è un appassionato vero. E allora io vorrei adesso cominciare dai finalisti, poi tu ci... Io sono un ex rugbista, quindi aspetta che ti do, tu ce l'hai il microfono, comunque ti do questo. Se posso dire, la parola sostegno nel rugby ha un significato speciale, perché è proprio basata l'azione del rugby, tutto questo sport è basato sul fatto, quando si passa la palla, che ci sia il sostegno dell'avversario, quindi un messaggio bellissimo, sì, nella vita. È un messaggio per la vita, applaudiamo, perché però io vorrei bellissimo. Che ora voi parlaste dei vostri libri, di voi, allora, però non cominciando da te, perché ho cominciato con rugby e mi sono appoggiato
a Teruzzi. Ti tengo per secondo, ma chiedo a Paolo Francia di venire stasera, faccio lavorare un po' gli altri, fa caldo, dividiamoci il lavoro. Paolo, tu secondo me mi puoi dare una grande mano, come ha fatto Giorgio, su una tua passione. Una tua passione è il tennis, e allora Angelo Carotenuto ha scritto La grammatica del bianco, siediti là, avete un microfono e secondo me tu gli puoi fare un paio di domande sul libro e lui ci spiega com'è. Beh, grazie. Sì, il tennis è una delle mie molteplici passioni sportive. Ricordo che nel 1976, quando abbiamo vinto la Coppa Davis, io ebbi l'avventura di essere vicepresidente federale e quindi questo è un alloro che ricordo con grande simpatia. Il libro di Angelo mi ha fortemente colpito perché attraverso una trama del tutto particolare illustra un grandissimo torneo, il più importante torneo del mondo, che è quello di Wimbledon. Cosa ha fatto Angelo? Poi dopo sarà lui a spiegarlo meglio. Ha studiato le aspettative dei tanti bambini inglesi, bambini e bambine, perché lì non c'è differenza fra la raccattapalle maschile e la raccattapalle femmine, di poter essere sui campi di Wimbledon a fare i raccattapalle attraverso il sogno di questi bambini, che poi ovviamente si sono dipanati giorno dopo giorno fino alla finale eccetera. Ha raccontato un torneo di Wimbledon appassionante che si concluse con la vittoria di Borg su McEnroe al quarto set di un'edizione straordinaria. Devo dire che è stata la penultima edizione straordinaria di questo asso svedese Borg, perché l'anno dopo Borg, che aveva vinto l'edizione raccontata da Angelo, l'anno successivo si ritrovò in finale con McEnroe e in quell'occasione perse al quinto set, una partita straordinaria, drammatica, conclusa dopo 4 ore e mezzo di gioco, e dopo la quale Borg ha praticamente smesso di giocare. È stato tale lo shock di aver perso uno che non giocare. Caro Angelo, è bello avere visto come tu hai costruito il sogno di questi bambini, che poi un bambino maschio e della sua amichetta femmina, di poter arrivare a questa finale. Ma come è tenuta l'idea di questo, che non è la solita biografia degli appassionati di tennis su Wimbledon, è un vero e proprio romanzo che meritava e merita di avere un grande successo. Grazie. Grazie anche a voi tutti, per me è già un grandissimo onore davvero essere qui, per me è la prima volta, quindi mi perdonerete anche un po' di imbarazzo, di emozione. È la storia di questo ragazzino italo-inglese di 11 anni, si chiama Warren Favella, frequenta l'ultimo anno delle scuole elementari inglesi, è figlio di un italiano, ma lui lo deduce dal cognome che porta, Favella, perché in realtà il padre non lo ha mai conosciuto. Non sa bene che fine abbia fatto il padre, la madre è molto vaga, lui sospetta che addirittura sia morto e che la madre non abbia il coraggio di dirglielo. È questo il vero grande problema di Warren, il vuoto che si porta dentro. A scuola lo chiamano un ragazzino difficile perché fatica a socializzare con i compagni, perché è in imbarazzo durante le interrogazioni, al punto che la maestra studia con la complicità della madre di Warren questo percorso di socializzazione per lui. Mandiamolo a fare il raccattapalle a Wimbledon. Warren all'inizio è molto riluttante, non la prende benissimo, non sa nulla di tennis soprattutto, e quindi deve procedere per gradi, deve conoscere prima la teoria, poi la pratica, e deve impadronirsi del tennis. E scoprirà che il tennis è uno strumento con il quale lui potrà cominciare a leggere in maniera diversa, diciamo, il mondo, ma comunque anche più, in maniera più piccola, la sua vita. E lo farà durante questo torneo di Wimbledon, che finisce con la partita che assegna il titolo tra Borg e McEnroe. Ora, non so se voi siete appassionati di tennis, ma dovete sapere che questa è stata una delle più grandi rivalità in questo sport. Nel 1980, quando si affrontano questi due signori sul campo, innanzitutto uno aveva 21 anni e uno 24 anni. Borg era svedese, aveva già vinto i 4 tornei precedenti e giocava per vincere il quinto di fila,
ed era un giocatore che aveva portato grandissime novità nella storia del tennis. Intanto aveva inventato un colpo, il rovescio a due mani, prima di lui non si giocava. Lui arriva e stravolge la scena, ma la stravolge non soltanto dal punto di vista tecnico, diciamo, la stravolge anche dal punto di vista estetico. È il primo giocatore a far urlare le ragazzine su un campo di tennis. È il giocatore che porta un po' di, oggi diremmo, di tocco sexy in uno sport sempre molto legato alla tradizione, i gesti classici, eccetera. Lui ha queste magliettine molto attillate, porta la fascia. Dall'altra parte invece c'è John McEnroe. Una cosa importante da dire è che Borg è praticamente impassibile, fedele allo stereotipo dello svedese. Nessuno l'ha mai visto protestare con un arbitro. Ha un gioco molto robotico, gioca dei colpi sempre uguali a se stessi, mentre dall'altra parte c'è John McEnroe, americano, il suo opposto. Irascibile, rissoso, protesta con gli arbitri, spacca le racchette, insulta gli avversari. Dotato di un grandissimo talento, così come Borg è un regolarista, McEnroe invece è il genio, è la fantasia, è la sregolatezza, attacca subito, cerca di arrivare subito a rete per giocare colpi di grande estro. Per cui agli occhi di questo povero bambino, Warren, ci sono due mondi davanti a lui, e tanto che lui si chiederà, ma io voglio, preferisco una vita da Borg o una vita da McEnroe? E piano piano scoprirà che il tennis gli darà la forza di guardare anche il grande fantasma che lui per tutti questi anni si è portato dentro, conoscendo nuove persone, conoscendo ragazzini che in quei 15 giorni del torneo gli fanno compagnia, conoscendo addirittura una ragazzina che si chiama Ginny. Quello era il primo anno a Wimbledon in cui i raccattapalle potevano formare delle squadrette miste, quindi potevano stare insieme maschietti e ragazzine, e anche questo per Warren è uno shock, è un grandissimo shock. Ritrovarsi insieme a una ragazzina, lui a scuola è in grande disagio con le ragazzine, ma alla fine, dopo questi 15 giorni, quando lui crederà di aver colto in ogni cosa che accade sul campo e fuori, in ogni piccolo dettaglio, crederà di aver colto una lezione, ecco, si sentirà pronto, diciamo, per guardare, sfidare finalmente negli occhi il grande fantasma che lui si è portato dentro. Bene, bene, è abbastanza chiaro il tuo racconto. Poi chiaramente è un invito a leggerlo il libro per scoprire qual è il fantasma che lui si porta dentro, perché lo scopre a Wimbledon e poi per capire che alla fine della vita vera, dietro gli automatismi del giocatore Borg, c'è uno che ha fatto una vita molto trasgressiva, e dietro alla trasgressione del tennista McEnroe c'è uno che ha messo su una famiglia perfetta. Guardate che stranezza di giocare, abbiamo vederli, guardate che stranezza a vederli sul campo, com'è diverso il tennis giocato dalle persone. Bene, questo è Angelo Carotenuto, a noi è piaciuto questo libro, lo devo dire, ho chiamato su Paolo perché a lui è piaciuto moltissimo e anche a me è piaciuto a tutta la giuria, è chiaro, qui per questo. Prima di dare la parola agli altri, voglio presentarvi io questo libro di Brizzi, perché è giusto, lui non c'è, però forse qualcuno di voi lo conosce, io non lo conosco di persona, difatti lo cercavo prima e l'ho detto, io lo conosco però attraverso il suo primo libro, il più famoso, che mi ha colpito tantissimo e che ho letto perfino di seguito due volte perché mi è piaciuto tanto, che era questo suo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e già in Jack Frusciante c'era una parte, poi ne ha scritti altri, scrive benissimo, scriveva benissimo e scrive ancora bene, ne ha scritti altri, ma non ha più affrontato il tema che in Frusciante invece c'è già la numero uno, la mitica bicicletta con cui lui attraversa di corsa Bologna, con cui lui attraversa le colline e corre dalle ragazze. In questa in piedi sui pedali c'è ancora questo suo rapporto tra la vita, l'amore per una ragazza naturalmente e questa bicicletta.
e questa bicicletta è in piedi sui pedali, è lui che in effetti percorre queste strade, ricorda Jack Frusciante, è un'opera seconda, non è il suo secondo libro, ne ha scritti tanti altri, ma una seconda opera su questa bicicletta numero uno, è scritto bene ed è per questo che noi lo abbiamo comunque segnalato, è un libro che come gli altri, che come gli altri cinque meriterebbe di vincere. A questo punto voglio andare da Flavio Pagano. Flavio Pagano ha scritto un libro che ci ha fatto molto discutere, perché nasce da una vicenda simile, uguale, la stessa probabilmente, è ispirato ad una vicenda che noi conosciamo di cronaca, che è la vicenda di Ciro Esposito, quel ragazzo di Napoli morto nella finale a Roma. Di che cosa abbiamo discusso, Flavio? Te lo dico subito. Abbiamo discusso del fatto che se fosse stata quella la storia, non avremmo avuto interesse a portarlo in questa sestina, perché una cronaca peraltro non ancora chiusa, peraltro misteriosa, certo, eccetera. Ma invece, c'è il processo in corso. Sì, il processo in corso, ma il processo è molto contraddittorio, certo, ne conosciamo tanto. Ma in realtà alcuni lo vedono anche, come dire, in maniera più semplice, però effettivamente è una materia, sì, è una materia che andava aperta, tenuta lontano, io sono d'accordo. Che noi di solito teniamo lontano. Certo. Ma in realtà, siccome la storia è solo un pretesto, è un'occasione per parlare di un evento di questo genere, e siccome poi il libro, anche questo libro, è scritto molto bene, noi per questo, no, non è una mia opinione soltanto, mi faccio un po' portavoce di quelle cose che abbiamo discusso, allora noi abbiamo detto no, il libro proprio come esercizio letterario, sì, seppure fosse di fantasia, la storia sarebbe... Al di là del fatto, al di là della questione della cronaca, giustissimamente messa in evidenza, e del fatto che c'è un processo in corso con risvolti, insomma, drammatici, e, come dire, io volevo anche tenermi un po', come dire, entrare in punta di piedi in una storia che comunque è estremamente dolorosa per chi la vive sulla propria pelle. Cioè, c'è tra l'altro la mamma di Ciro Esposito, è un personaggio molto noto perché si è fatta portatrice di un'istanza di cui c'è sempre purtroppo bisogno, che è quella di cercare di arginare la violenza che c'è nello sport. Però il libro è sostanzialmente fiction, cioè c'è una storia dove c'è un rapporto tra padre e figlio, un rapporto molto conflittuale, perché il padre di questo ragazzo è un ultra e quindi, come dire, per lui il calcio è una religione, ed è una religione intesa in un senso fondamentalistico, quindi lui vede soltanto il calcio, emotivamente le sue emozioni sono prese esclusivamente dal calcio, ed è quindi un padre clamorosamente assente, come avviene ahimè in tante, tante famiglie italiane. Questo ragazzo cresce combattuto dal voler essere, insomma, uno come tanti, voler essere uno speciale, voler essere come suo padre e poi a un certo punto non volerlo essere più. Scoppia definitivamente il conflitto tra di loro e questi due si ritrovano nel momento in cui la storia che io racconto, che è tutta fiction, sbatte, per così dire, contro la cronaca. Cioè io l'ho portata a incanalarsi nei fatti che ho cercato poi di ricostruire in maniera equidistante, quei fatti tragici che successero un anno fa, il 3 maggio di un anno fa a Roma, e che portarono alla morte di Ciro Esposito. Quindi io ricostruisco quegli scontri e i protagonisti di quegli scontri, di quei fatti tragici, diventano i protagonisti della fiction. Da quel momento, cioè per tutta la, come dire, dinamica violenta che c'è nel racconto, fiction e cronaca si vanno a sovrapporre, si vanno anzi a fondere, direi, l'una nell'altra. Si tenga conto nella lucidità di questa esposizione del fatto che siamo sotto attacco di una nuvola di moscerini voracissimi, che no, io la credo tradizionale, la tradizionale nuvola di moscerini di moscerini Pontremoli, credo di averne mangiati un paio voi, anch'io, per che vi, difendermi, che noi vi risparmiamo, che noi che noi vi risparmiamo, perché siccome abbiamo le luci accese sul palco, voi state lì belli beati e dite... Ma io credo che si vedano in sottoluce. Ma forse esagerano con i moscerini, vi assicuro di no. È quasi impossibile parlare perché entrano in bocca, nei bicchieri... No, io ne ho mangiati un paio, dicevo, ma... Benissimo, esco. Però non mi sono interrotto, quindi spero che questo mi venga concesso. E sei stato veramente professionale in questo. Loro, vedi, li vedono così, ma la luce vi salva. Tra l'altro, come McEnroe e Borg, anche la reazione ai moscerini
dà delle indicazioni sul carattere. Per esempio, avete notato che Cino Ricci è impassibile. Cino Ricci è impassibile. E usa la tecnica del non faccio niente. Qualcuno ha cercato invece di reagire, vedremo sì, chi ha la meglio. Hai ragione. Cino Ricci è impassibile e ora lo facciamo reagire noi. Se tu gli passi il microfono, uno a lui e uno naturalmente al suo compagno d'avventura letteraria, perché io devo chiedere sia a lui che a Fabio Pozzo di questo libro, però lo voglio fare in due campi separati, cioè voglio chiedere a Cino Ricci la storia, questa storia, Odiavo i velisti, che vuol dire per te questo libro, questo titolo, perché, che storia racconti, la tua biografia, in che senso la declini, e poi a Pozzo com'è la collaborazione tra voi, che non è la prima, voi avete una collaborazione di vecchia data sullo scrivere i libri, no? Prima Cino Ricci. Sì, lo so, il moscerino funziona, il moscerino si apre la bocca. Intanto il titolo viene, diciamo, dalla volontà dell'editore, che ha voluto colpire l'immaginazione della gente sì. facendo questo assurdo, diciamo, titolo in cui un velista dice che odia i velisti. Certo che quando io ero un ragazzo dove in mare ci andavano soltanto chi lavorava, vedere i velisti che venivano per divertirsi il sabato e la domenica, io avrei detto mi stavano sulle cose, insomma, sì, i velisti, non certamente odiarli, perché l'odio non fa parte del mio carattere. E questo libro che abbiamo scritto a due mani, per noi è stato, diciamo, un qualche cosa che io sono stato sollecitato a fare dal mio, diciamo, collega. Non avrei mai voluto farlo e ancora oggi rimpiango un po' di averlo fatto, anche perché mi trovo qui come un pesce fuor d'acqua. No. Io non sono uno scrittore e qui mi hanno portato su questo palco insieme a degli scrittori veri, a parte lui che scrive per professione. Io non ho mai scritto niente, sì, ho scritto qualcosa, ma sempre legato al mio mestiere, diciamo così, fra virgolette, non voli pindarici sulla mia vita oppure su quelli che sono pensieri filosofici che vengono poi quando uno va in barca a vela, dove perde anche il senso quasi della realtà. Ho raccontato un po' di cose che mi sono capitate e ho detto anche qualche cosa su una faccenda, chiamiamola così, che mi è capitata nel 1981-83, di cui molti poi si sono gloriati dicendo che l'avevano iniziata loro, eccetera, eccetera. Per cui ho voluto mettere qualche, diciamo, mi sono tolto qualche sassolino dalle scarpe e credevo di essere rimasto soltanto su quella, diciamo, dimensione. E invece mi trovo qua e non è la mia acqua, sono un pesce, diciamo, pronto per saltare fuori, come di solito, dalla padella nella brace. Sono esaurito, lui c'è, parliamo un po'. Sì, no, io ti faccio due osservazioni su quello che hai detto. La prima sul titolo, che tu hai detto, è stato un'idea dell'editore. Sì, il titolo probabilmente sì, però uno dei libri più famosi che sono usciti in questi anni, che avrai letto sicuramente, se non l'hai letto te lo consiglio e te lo regalo casomai anche, di Andrea Agassi sul tennis, inizia con questa frase: odio il tennis, l'ho sempre odiato, e poi prosegue per due o tre pagine in cui spiega perché questo tennis trangugiato a forza in ore e ore per lui era una tortura. Quindi c'è naturalmente furbizia dell'editore, ma c'è anche però un paradosso della vita. La seconda frase che hai detto, qua però ti chiedo di rispondere, a un certo punto parlando, tu parli con molta naturalezza, hai detto, perché poi io, sapete, sono abituato ad andare in barca a vela dove si perde perfino il senso della realtà. Ora hai detto così, ora la mia domanda è, ma in barca a vela si perde il senso della realtà o, come ho sentito da tanti altri velisti come te, si acquista il vero senso della realtà? Perché io ho conosciuto velisti che dicono solo in barca a vela è reale quello che vedo. Io insisto che si perde il senso della realtà.
Perché la realtà è un'altra cosa, la vela è un sogno, la vela è un qualche cosa che magari tutti quanti noi abbiamo dentro, ma che non riusciamo, diciamo, a provare. Per cui è fuori, è talmente fuori dalle persone normali che per me si perde il senso della realtà. E io ti credo, è il tuo punto di vista, è il suo punto di vista. Credete pure a me che ne ho sentiti altri dire l'esatto opposto. Però forse facevano una trasposizione con la loro realtà, probabilmente che gli stava più sullo stomaco. Naturalmente adesso tocca al tuo socio, perché sei te il colpevole. Lui dice, io poi ne ho approfittato per levarmi dei sassolini dalla scarpa, ma è lui che mi ha forzato. Perché? È vero. Beh, naturalmente, tanto buonasera a tutti, bentrovati. Sono stato spinto dalla curiosità. Mi mancavano alcuni elementi della storia di Azzurra. Io sono un appassionato di vela e quindi, siccome tanti avevano parlato della nascita di Azzurra, di chi l'aveva tenuta a battesimo, lui è sempre stato zitto, sono andato da lui per farmela raccontare. E poi naturalmente da curiosità in curiosità, perché io lo conoscevo da tempo Cino, ma poi in realtà tutti conosciamo il suo volto, ci ricordiamo di Azzurra, ci ricordiamo delle telecronache del Moro di Venezia, di Luna Rossa, però poi di fatto perché è stato scelto lui per guidare Azzurra? Mistero. Che cosa aveva fatto prima di Azzurra? Mistero. Che cosa ha fatto dopo Azzurra? Mistero. E quindi sono andato a chiedere a Cino che cercare di avere queste risposte. Quando ho cominciato a raccontare, gli ho detto, potresti scrivere un libro. Lui, potremmo scrivere un libro, siamo andati avanti con questo tira e molla per 4 anni. E poi? Alla fine, più che ci siamo convinti, l'ho convinto. E poi abbiamo messo altri 3 anni per scriverlo insieme. E il libro ci è piaciuto, a noi è piaciuto e per questo siete qui. E funziona, si vede che funziona la vostra collaborazione, si vede che c'è, come si dice, sintonia, non so come si dice in questi casi. Non ho capito se poi c'è altrettanto con John Elkann che ha fatto la prefazione, ma non me lo chiedo neppure e non lo chiedo neppure a voi. Ci terrei a spiegarti perché questa prefazione. No, perché è invece una cosa che 30 anni fa ci fu un libro su Azzurra in cui la prefazione fu di Giovanni Agnelli. 30 anni dopo, siccome lui è sempre stato zitto, quando si è deciso a raccontare, chiederlo al nipote sembrava quasi una chiusura di un cerchio. Va bene, anche questo è un artificio letterario un po', 30 anni dopo, come i Tre Moschettieri, che c'è un libro anche, è così, no? Più o meno. E allora andiamo avanti adesso con l'amico... No, l'amico Esposito, che ha scritto libri che qui sul palco del Bancarella Sport hanno avuto un grande successo, devo dire, di pubblico. Poi le votazioni sono altre, ma intanto ci sono arrivati perché erano bellissimi. Tu sai che a me ne piace particolarmente uno, ma questo in realtà mi è piaciuto, è autobiografico. Noi avremmo pure evitato di farti entrare per l'ennesima volta in una finale, perché in altri libri eri stato... esplosivo, però in realtà non abbiamo potuto esimerci dal votare il tuo libro, perché è veramente è scritto bene, come al solito, hai trovato uno stile ormai standard. Buonasera a tutti, è la quarta volta che io sono qui in 5 anni, questo rappresenta, dicono gli storici, gli amanti delle statistiche del Bancarella Sport, è una sorta di record. E mi sento, lo dico, e non me ne voglia il carissimo amico Ignazio Landi, un po' come la Juve. La Juve ha vinto 4 scudetti consecutivi. Io faccio 4 finali in 5 anni, che sono quasi consecutive. Però la Juve in 4 anni non è mai riuscita a vincere la Coppa Campioni. Così come io non sono riuscito a vincere il premio Bancarella. E ti ringraziamo, attenzione, per averci definito attenzione. La Coppa Campioni. Io dico però che chi arriva qui in finale, a parte la grande soddisfazione, la bellezza, la magnificenza di essere in questo posto magico che trasuda cultura, che trasuda amore per il libro, per me Pentremoli è una magia. Io l'anno scorso non ero in finale, eppure sono venuto qui ad assistere alla finale del Bancarella Sport. Sono venuto perché è vero, Franco, quando non è in finale viene a vedere la finale. E io perciò penso che devi stare sempre sul palco, perché tanto vieni lo stesso. Il sindaco attribuiva poco fa la possibilità di una cittadinanza onoraria. Posso dire che la pretendo anch'io, la cittadinanza onoraria, caro sindaco.
Lo spieghi un po' bene? Sì, spiego subito. Spiego innanzitutto, partiamo dal titolo. Il titolo Io vi voglio bene assai, che discende da una famosa canzone napoletana, la prima censita nella storia della grande melodia napoletana, Io te voglio bene assai, di Tosti, e la musica attribuita a Gaetano Donizetti, autore di musiche di opere liriche. Vi voglio bene assai, a chi? Allo sport, che è stato il primo amore della mia vita, al giornalismo, che è stato il secondo amore della mia vita, e agli amori, che fanno parte della vita di ognuno di noi. Posso subito dire, a scanso di equivoci, che gli amori sono gli unici refusi dei miei articoli. Cioè, nella mia vita io ho scritto di tante cose, di moltissime cose, per tantissimi anni. Gli unici pezzi che non sono riusciti, evidentemente, sono quelli sull'amore, perché pieni di rifiuto, di refuso, non hanno avuto successo. Il sottotitolo, poi, a questo aggiungiamoci anche i libri, il grande amore per i libri. Io in gioventù sono stato libraio, e quindi i libri, lo sport, gli amori e il giornalismo rappresentano un po' i quattro punti cardinali della mia vita. Il sottotitolo, sport, amori e giornalismo, le cose a cui io voglio bene assai, e in più sono praticamente il condensato della vita di un single involontario. Cioè, io che avrei avuto l'ambizione, probabilmente, di essere una persona desiderosa di formare una famiglia, di creare un rapporto di coppia duraturo, magari definitivo anche, invece non ho avuto questa possibilità, questa capacità, questa fortuna, e mi ritrovo singolo involontario, che è un po' la conclusione del libro. L'idea nasce dal fatto che mi era stato scritto di scrivere un libro d'amore dalla professoressa mia di scrittura creativa all'Università di Grasseto, la professoressa Tarlati Marchettini. Dice: ho letto i tuoi libri di sport, io non mi sono mai occupata di sport, mi sono piaciuti, perché non scrivi un libro d'amore? E quella era l'idea. Avevamo anche il titolo, L'amore è una posa meravigliosa. Poi ho valutato che 250 pagine di un libro sull'amore io non sarei mai riuscito a scrivere, non sarei mai riuscito ad arrivare fino in fondo. Allora ho miscelato l'amore con le altre cose importanti della mia vita. Lo sport, che io ho scoperto subito e mi sono innamorato dello sport attraverso la lettura di giornali, quotidiani, riviste e tutto quanto. L'altro mio grande amore è il giornalismo, il sogno di diventare giornalista, il grande sogno di diventare giornalista. E il sogno di diventare giornalista come lo sono diventato, cioè di fare il giornalista come io sognavo di farlo da ragazzino, cioè andando in giro per il mondo. E anche questo sogno si è verificato. Gli amori ci sono le cinque storie d'amore fondamentali della mia vita, tutte e cinque finite purtroppo non bene, non bene, che si collegano tutte quante. All'interno di tutto questo ovviamente ci sono tutta una serie di aneddoti, di cose, di situazioni divertenti, il racconto, il rapporto con i grandi colleghi dei giornalisti, grandi come Galeazzi, abbiamo sentito poco fa, c'è Minà, ci sono tutti dentro, Bruno Raschi, davanti al quale io mi sono inginocchiato una volta alla partenza di una Milano-Sanremo. Io non conoscevo Raschi di persona, l'ho visto con la tuta della Gazzetta dello Sport che andava al seguito della corsa, mi sono avvicinato alla sua auto, al Castello Sforzesco, era la partenza del Giro della Milano-Sanremo. Io mi sono ginocchiato davanti al maestro, gli ho fatto questo atto d'omaggio per la sua grandissima capacità di descrivere il ciclismo delle cose. Ciclismo che è uno degli sport che secondo me dà le migliori storie, insieme al pugilato, perché sono sport che trasudano umanità, che trasudano delle cose incredibili, molto al di là di sport. Ci sono tutte queste cose. In realtà, che cosa vuole rappresentare poi questo libro alla fine? Vuole rappresentare il racconto di una grande, lunghissima emozione, un'emozione lunga 60 anni. Grazie. Franco, noi ti vogliamo bene assai. E io anche noi a voi. Ti vogliamo anche bene voi, assai, anche voglio... se io dubito a che tu... Anche se io dubito che tu, che più o meno hai la mia età, abbia mai potuto avere una professoressa di scrittura creativa. Io questo termine l'ho imparato negli ultimi 5-6 anni. Io non avevo una professoressa di lettere. Tu come avevi una professoressa, di scrittura creativa? È di questi giorni, io frequento all'università un corso di scrittura creativa. Sei un tardivo dell'università, t'ho pizzicato. Perché solo oggi esistono le professoresse, le insegnanti. Vero sindaco, è lei che fa la scuola, non esistevano ai tempi miei queste insegnanti di scrittura creativa, non ci stavano, Franco, ma manca ai tempi tuoi. Ci fermiamo e diamo la parola naturalmente a Giorgio Terruzzi, l'ho tenuto per ultimo, è una mia così una piccola raccomandazione che volevo fare a Terruzzi. Tanti voti sono già lì, sono stati espressi e saranno scrutinati.
ho una passione per Giorgio, è molto bravo, scrive bene, lo sapete, lo seguite in televisione, ha vinto un bancarella qui a Pontremoli e un altro è arrivato in una sestina, ha scritto questo libro che ora ci racconta il perché e che cosa vuol dire per lui questo libro, che riguarda uno dei suoi campioni, non vorrei dire preferiti, diciamo uno dei suoi campioni del cuore, della sua vita, insomma, si occupa di motori, in questa vicenda ha avuto un rapporto molto forte, emotivamente forte con Ayrton Senna, e per questo hai scritto, no? Grazie, buonasera. Vabbè, allora, sui 200 è il numero della stanza dove Senna ha trascorso la sua ultima notte, dove sono stato, dopo aver pensato di non scrivere, anzi io ho detto di no quando mi chiesero di scrivere questo libro, perché in qualche modo quel fine settimana lì, quella morte lì è stata una cosa molto forte, di quelle cose che insomma ci piangi su e poi dopo cerchi di chiuderle via, no? Perché Senna era un capo, era una persona molto presente. Ieri è morto Jules Bianchi, che era un ragazzo che correva, ha corso poco. Era un ragazzo carinissimo, porca madosca. Ma insomma, a parte questo, ci pensavo oggi, non ti abitui, cioè tu facendo questo mestiere, abituato a stare con queste persone, ti dimentichi che non è il tennis o non è la pallavolo, cioè possono morire. A me è successa la stessa cosa con Simoncelli, che era un figlio. Simoncelli era un ragazzo, porco Giuda, che dicevi ma sta a casa, ti viene da proteggerlo. Invece Senna era un capo, era mio coetaneo, era una persona di una emotività straordinaria. La cosa più bella per chi fa questo mestiere, che ha il privilegio di fare questo mestiere, è vedere delle persone che all'improvviso, che ti somigliano, però all'improvviso fanno qualcosa di straordinariamente lontano dalle tue cose, dalle tue mani, da quello che fai tu tanti giorni, fanno delle cose straordinarie. Lui era così, ma poi all'improvviso diceva delle cose che ti aspetti da una persona amica, da una persona che ti dice una cosa, una confidenza, uno che ti parlava. Uno che disse alla fine, quando vinse il primo mondiale, disse: io ho visto Dio, a una conferenza stampa con 600 giornalisti dopo una vittoria del mondiale. Uno che dice: io ho visto Dio alzarsi a figura intera in fondo al rettilineo, 480-500 dicono è pazzo. Invece te lo diceva anche da solo lì. Un giorno ha detto in un'intervista: ha detto, ma insomma, non capisco come mai molte persone trattengano le lacrime, che le lacrime sono la benzina della vita, sono il segno dell'anima. Insomma, era uno. Ma insomma, era Senna. Sono stato in questo posto, ho sognato, dopo aver detto no, ho sognato, ho fatto un sogno molto, molto forte, ho detto va bene, sono andato a prendere la roba, mi sono commosso, sono detto vado lì. E ho trovato le persone che sono state con lui le ultime ore. Io andavo in una trattoria molto semplice, molto povera, il proprietario della trattoria è un burbero, uno che... E si è messo, ho aspettato la fine della serata e poi ha pianto 40 minuti per raccontare il mistero della semplicità che aveva colto questo grande campione che andava a mangiare lì. Le due signore che facevano la sua stanza parlavano di Senna come di un ragazzo che era stato lì il giorno prima e che al mattino tirava su il lenzuolo sul cuscino, che è un gesto che fanno i bambini, i ragazzini, quando gli scassiamo le balle di mettere in ordine la stanza e tirano su. Però era Senna, che era in un momento decisivo della sua vita, per molte ragioni, personale e professionale. Io avevo avuto fortuna, avevo una serie di circostanze personali, ero in contatto con lui da molti anni, lo tenevo d'occhio, uno solo, ma lo tenevo d'occhio. E ho detto va bene, vado lì e racconto questa notte. Mi sono confrontato con le persone che erano vicine a lui, che sono Gerhard Berger, che è un mio caro amico, che era un pilota, e Joseph Levener, che era il suo fisioterapista. E ho detto insomma vorrei fare così. Ho detto sì, era così.
e quindi è una notte in cui un uomo fa il bilancio della sua vita non pensando che quella notte lì poi sarà l'ultima della sua vita. Tutto qua. Grazie Giorgio, io credo parola per parola a quello che ha detto Giorgio, non è, lo conosco, credo parola per parola, questo è stato il meccanismo che l'ha portato a fare questo libro su Senna. Avete sentito anche gli altri, non abbiamo sentito Brizzi, ma io vi ho detto che da quello che ho letto, insomma, vi potete fidare, anche lui è un bel personaggio. Abbiamo portato dei forti personaggi in questa, non solo dei bei libri, ma anche delle persone, le avete sentite parlare? Io non le avevo sentite parlare, avevo letto solo i libri, però le avete sentite, tranne Franco, insomma, e Giorgio, ma a me sembra che abbiamo portato delle persone di grande qualità in questa finale. Volevo sapere, prima di dare il via al massacro, perché sono 7 persone di grande qualità e una o forse due, ecco, potrebbero averla riconosciuta in quel bussolotto, quello che c'ha il notaio, gli altri meno, e invece lo meritano tutti, per questo sono qui. Volevo sapere un po' l'opinione di Giuseppe Benelli, di solito lui introduce, però guardate, ha dato un grande contributo nella giuria, quindi penso che sia d'accordo con me, abbiamo portato dei grandi personaggi. Sì, sono personaggi molto importanti, l'avete sentito. Quando il Bancarella Sport è nato per volontà del Panatron International, che ha proposto alla Fondazione Città del Libro di creare questo premio, l'intenzione da parte della Fondazione dei Librai era quello di avere libri come quelli di questa sera. Allora libri sportivi erano libri di club, qualche monografia, difficilmente erano libri romanzati o racconti. Esistevano i grandi giornalisti, come Franco Esposito ha ricordato, il giornalismo ha dato allo sport tante belle figure importanti, ma non esistevano ancora i narratori, quelli che attraverso lo sport raccontavano storie come le vostre, queste storie appassionanti, dove a volte lo sport è anche un pretesto, come nel libro di Angelo Carotenuto, che questo è un romanzo eccezionale, questa grammatica del bianco, bellissimo il titolo, La grammatica del bianco. La grammatica non è soltanto il gioco del tennis che regola la vita del gioco, ma in qualche modo è la grammatica di questo ragazzo, questo bambino un po' autistico, dove il bianco diventa il colore per consentire a questo ragazzo di poter inserirsi nella realtà. E quindi il tennis, il grande tennis, le grandi vicende del tennis si sposano con la crescita di questo ragazzo. Nel raccontare questo guardavo questo magnifico manifesto di Gianni De Conno. Ecco, questo manifesto rappresenta lo spirito del Bancarella, la lettura di quest'uomo o donna, non sappiamo, che in qualche modo attraverso il libro guarda la realtà e il libro assume il viso, l'espressione di un viso, una lettura quindi che non si chiude in se stessa, non è una lettura fine a se stesso, è un libro che ti consente di guardare al di là. Questo è un po' lo spirito del premio Bancarella e tutti voi l'avete realizzato. Enrico Brizzi è la passione della bicicletta, è la nostra infanzia, è la prime biciclette, è la voglia di andare in salita, in piedi, sui pedali, è l'aria, il vento del passo della Cisa per tutti noi, è il senso della conquista, il senso della libertà, il muoversi in bicicletta. Se poi vi proiettate negli anni del secondo dopoguerra, è qualcosa di incredibilmente alto. E poi ancora tutti gli altri, Flavio Pagano, Senza paura, il calcio filtrato attraverso Ciro Esposito, attraverso una vicenda inquietante dove si capisce che il calcio si scontra tra i valori dello sport e una realtà che non possiamo accettare. E ancora l'incontro con Cino Ricci, l'avete sentito? È il vero personaggio questa sera, Cino Ricci. È autentico, anche quando lo costringiamo a salire sul palco, perché dice le cose, dice il titolo,
odiavo i velisti, ma è l'editore che me l'ha imposto, e che si muove nel campo dei libri sa che sono gli editori che impongono il libro, non soltanto la forma del libro. Per fortuna. Sì, a volte per fortuna e a volte no, non sempre. Il mio amico Scorlon diceva che non aveva mai avuto il piacere di dare il titolo a un libro, che si era sempre trovato, ne proponeva due, tre a volte, mai la Mondadori l'ha accontentato, e sempre rimaneva profondamente deluso dai titoli scelti dagli editori. E poi Suite 200 di Giorgio Teruzzi, bravissimo. Elton Senna è un campione che c'è entrato nel sangue. Anche qui a Pontremoli c'è una via intitolata Elton Senna, e non aveva nessun legame qui, non c'era un legame, una presenza, per dire che è un campione che è entrato, ma la tua bravura è quello di aver ricreato attraverso questo campione l'emozione di una vita che avrà visto anche Dio in fondo, ma che aveva quell'umanità che ti ha contagiato e che tu sei riuscita a farci conoscere, a emozionarci. E chiudo ancora con Franco Esposito. È vero che Franco è di casa qui, ma noi ti vogliamo bene, perché tu sei un grande giornalista. Sicuramente la frequentazione di un giornalista, lo penso io, il più grande giornalista per me del Novecento è Giovanni Ansaldo, che tu hai conosciuto personalmente, a cui ti richiami. Io ancora oggi gli articoli di Gianni Ansaldo li leggo con un piacere incredibile, una prosa unica, figlio dei grandi Ansaldo di Genova, che dedica la sua vita, lui laureato in giurisprudenza, al giornalismo, e lo fa con una penna unica, travolto poi dalle vicende del Novecento, rimane sicuramente ancora oggi l'autore che si legge più volentieri. Ma voglio chiudere questo dicendo che questo premio, ripeto, è un premio unico, anche perché il Panathlon, e qui voglio ringraziare il presidente Santini, voglio ringraziare Federico Ghio, che è il presidente del Sesto Italia, voglio ringraziare Rinaldo Giovannini, che è il governatore della Toscana, perché grazie a loro, dall'anno scorso, il libro vincitore, ve lo ricordo se non ricordate, verrà fatto circolare attraverso il distretto Italia, nelle varie sezioni del Panathlon, verranno cioè diffusi, verranno omaggiati ai grandi giornalisti, ai grandi campioni. L'anno scorso circa 1 migliaio di copie sono circolate. Guardate che è una cosa molto importante, al Bancarella interessa far circolare i libri, il Bancarella ha questa finalità, non offre premi particolari se non un valore simbolico, come questo San Giovanni di Dio di Piombino, bellissimo, ma vuole e ha come finalità portare gli italiani a leggere, per far sì, come dice il manifesto, che finalmente gli italiani possano aprire gli occhi. Grazie. Grazie, grazie Beppe. Noi chiameremo poi Federico Ghio, che è il presidente del distretto Italia del Panathlon, e anche Gianfranco Sbarra, che è il presidente del distretto di Pontremoli, Lunigiana, a premiare quando ci sarà la proclamazione del vincitore. Ma ora, voi lo sapete, conoscete il meccanismo come me, tocca al notaio Filippo Goglia, tocca al presidente poi controllare e proclamare il vincitore. Munitevi di schede, avete la vostra scheda, perché qua il bello è questo, voi le avete, ve le hanno dato sulle sedie, tu ce l'hai una scheda, tu ce l'hai Frank? Non vuoi scrivere? Fate male, questo è il bello di questo momento, è di contare i propri voti, quelli degli altri, di vedere chi sale, chi scende. È un gioco da bambini, però noi siamo tutti bambini, no? Questa è la verità. Vi do le schede, tu ce l'hai, io tengo la mia, vi do le penne, perché sennò voi non potete fare nulla senza penne. Siete niente senza penna, questa è la verità. Allora, datemi qualche penna. Che se no, ce l'avete un po' di penne, no? Dove però? Io prendo questa, ma loro? I miei giovani e meno giovani autori. Va bene, ok. Eccole qua. No, a memoria. Poi ve ne do una per tutte e due la coppia, però a loro due gliela do, non so. Voi due vi potete aiutare, non so. Io mi metto con Giorgio. A Giorgio gliela do, perché è refrattario, quindi lo obbligo un pochino. Restio.
Benissimo, allora tocca a voi, notaio, abbiamo quanti votanti, quanti voti validi? Buonasera, sono pervenute 69 schede. Beh, su 80 inviate. Inizio lo scrutinio in pubblico delle schede. Senza paura di Flavio Pagano, editore Giunti. La grammatica del bianco di Angelo Carotenuto, editore Rizzoli. Senza paura vi voglio bene assai di Franco Esposito, editore Jupiter. Vi voglio bene assai. In piedi sui pedali di Enrico Brizzi, editore Mondadori. Odiavo i velisti di Cino Ricci, editore Longanesi. L'ultima notte di Ayrton Senna di Giorgio Terruzzi, editore 66 and Second. Odiavo i velisti vi voglio bene assai senza paura senza paura. Io vi voglio bene assai. La grammatica del bianco. In piedi sui pedali. La grammatica del bianco. In piedi sui pedali. Io vi voglio bene assai. Suite 200. Odiavo i velisti. In piedi sui pedali. In piedi sui pedali. Senza paura. In piedi sui pedali. La grammatica del bianco. La grammatica del bianco. La grammatica del bianco. Senza paura. Odiavo i velisti. Suite 200. In piedi sui pedali. Suite 200. Suite 200. In piedi sui pedali. Senza paura. Io vi voglio bene assai. La grammatica del bianco. Suite 200. Senza paura.
in piedi sui pedali. Io vi voglio bene assai. La grammatica del bianco. La grammatica del bianco. In piedi sui pedali. Senza paura. La grammatica del bianco. Suite 200. Senza paura. In piedi sui pedali. In piedi sui pedali. Suite 200. In piedi sui pedali. Odiavo i velisti. Io vi voglio bene assai. Suite 200. Suite 200. Suite 200. Suite 200. La grammatica del bianco. In piedi sui pedali. In piedi sui pedali. Odiavo i velisti. Suite 200. La grammatica del bianco. Suite 200. In piedi sui pedali. La grammatica del bianco. Mancano due schede. Due schede? Due schede. Suite 200. E manca una scheda. No, lo dico perché il pubblico avrà contato e sa che in questo momento c'è differenza di pochissime schede tra tutti, ma in particolare di una scheda tra due libri. Leggo l'ultima scheda. Certo. Suite 200. Oh, pubblico applaude, perché c'è un ex equo, ma io non sono il notaio è lui e deve essere lui che lo certifica. Ritira il premio, cioè. Regola principe di ogni concorso. Sei d'accordo? Presidente, sarà? Sei d'accordo? Sì, però il prossimo se lo viene a prendere, noi glielo facciamo trovare qua. Beh, bambino. Vogliamo fare una proclamazione? Non la vogliamo fare, devono ricontare. Quando si arriva con questi dati, sulla mia scheda, che non conta niente, conta quanto la vostra,
ci sono due concorrenti a pari merito e per di più ce ne sono ancora altri, per esempio Caro Tenuto che è distante pochissimo, 3 voti, e anche Esposito, e anche Pagano, ancora di più. E anche, vabbè, no, sono un po' più dietro il libro di Cino, il vostro è un po' più dietro. Però il notaio qui, se no a che serve? Per queste occasioni. Sì, tu ne avevi contata una di più dall'inizio. Allora, proclamazione. L'esito della votazione è il seguente. Odiavo i velisti 6 voti. Io vi voglio bene assai 8 voti. Senza paura 10 voti. La grammatica del bianco 13 voti. 16 voti sia per il libro In piedi sui pedali sia per il libro Suite 200. Proclamo pertanto libri vincitori del 52esimo premio Bancarella Sport, i libri In piedi sui pedali e Suite 200. Bene, allora io, aspettate però, aspettate perché chiamiamo qui per la premiazione, non per il premio, intanto per una loro premiazione, e per il Panathlon Federico Ghio, presidente del Distretto Italia, lo saluto, e Gianfranco Sbarra che c'è ed è Pontremoli Lunigiano, eccolo lì, lo vedo, non lo vedevo perché era più indietro. So che devono intanto confermarci, no? Che io quella cosa che diceva prima Benelli, cioè i 1000 libri. E poi... molto volentieri, l'ha presentata molto bene l'amico Beppe, però mi pare che anche questa dotazione al premio Bancarella Sport da parte del Panathlon Distretto Italia abbia un certo significato. Noi portiamo un omaggio che consegnerò adesso, Sbarra porterà un'altra omaggio che verrà consegnato, però mi pare che il significato più vero di questo connubio sport-cultura sia una chiavetta che consegneremo fra qualche mese, a questo punto a due vincitori. Faremo 500 libri di uno e 500 libri dell'altro. Questo e mi pare corretto, insieme ai 160 club del Panathlon Distretto Italia, poter dare questo contributo che riteniamo unico nel campo dei premi letterari. Grazie. E poi c'è questo che lo spiega. Intanto io tengo il microfono e lei lo spiega. Questo è un piatto che è di un artista di Ariano Irpino, è una famiglia di artisti, l'artista è russo, è il primo anno che il Panathlon dà un piatto perché questo binomio libro, sport, Panathlon, Bancarella, sport meritava secondo noi anche questo tipo di riconoscimento. Spero che e questo non lo gradito. Posso spaccare in due, no, no, e quindi lo diamo a Giorgio De Ruzzi. È presente, qui, lascio presente, anche. È nello spirito del Panathlon. È nello spirito del Panathlon e anche per quello che ho sentito prima, quando avete parlato di rugby, che proprio nell'ambito... È vero, lui ha fatto un lavoro in più per il rugby, è vero. Grazie. Grazie, grazie. E il presidente adesso di Pontremoli, distretto Pontremoli Lunigiana, sempre del Panathlon, e sono come i re magi. Questa sera sono come i re magi. Vieni. Se porto via tutta la roba a Brizzi dopo... No, no, e questa è una vecchia regola che chi ci si trova prende tutto. Però no, Brizzi ha vinto il suo premio, lo avrà, i suoi 500 libri li avrà, però naturalmente poi, come in ogni famiglia, no? Che sarebbe successo, Ricci, se al momento della premiazione non si fosse trovato il comandante o l'armatore di una barca a vela? Come sarebbe a dire? Arrivavi al traguardo e uno dei due mancava, che succedeva? Aspetta. Scusa, vai. Scusa, come? Eh? Te lo do io. Se fosse presentato
Buonasera a tutti. Vabbè, è per me un grande piacere e un grande onore essere qui su questo palco così prestigioso per dare al vincitore, anzi ai vincitori del 52esimo premio Bancarella Sport a nome del Panathon International e della Fondazione Città del Libro di Pontremoli questa pergamena che vuole essere un ricordo di questa bellissima serata. Ora, per evitare subito che qualcuno pensi male, noi ovviamente non sapevamo chi avrebbe vinto e quindi abbiamo la pergamena per Giorgio Terruzzi unicamente perché le abbiamo fatte tutte e quindi abbiamo aspettato quindi fino avete pure quella per Brizzi. Abbiamo pure quella per Brizzi, l'unica cosa è che non abbiamo la cornice perché pensavamo che ce ne fosse uno solo. Dov'è la pergamena? La facciamo quindi vedere. Pergamena. Scusa. Scusate. No, è che qui quando pergamena. ci vuole. No. Le abbiamo tutte. Questa è la pergamena di Brizzi che depositiamo presso il presidente. Non c'è nessun mistero, le avevamo fatte tutte così almeno eravamo sicuri di non sbagliare, quindi adesso consegnerò questa. Prima però volevo dire, se me lo permettete, che come avete potuto sentire dalla viva voce degli autori, questi libri erano tutti meritevoli di vincere. Io li ho letti tutti essendo un giurato, quindi per dovere, ma devo dire con molto piacere. E inviterei tutti quanti voi ad acquistarli e a leggerli, non solo per le storie ma anche per il modo col quale sono scritti, e poi non ho niente da aggiungere alle cose che sono state dette prima. Purtroppo o per fortuna nello sport è così, vince uno solo, anzi questa volta hanno vinto in due. Tra l'altro il nostro grafico, me ne sono accorto adesso, probabilmente ha avuto una premonizione, perché invece di vincitore ha scritto a Giorgio Terruzzi vincitori del 52esimo premio Bancarella Sport. Quindi, solo a lui? No, a tutti, vincitori a tutti, quindi evidentemente lui veramente ha avuto una premonizione. Quindi è vero, lo volevo rimproverare, invece lo devo ringraziare perché mi ha consentito di fare una figura, vincitori. Era già successo però Benelli un ex equo, vero, una volta? Bene, tranquillo. Allora io ringrazio gli autori naturalmente di essere qui, ringrazio tutti voi e a Dio piacendo vi do appuntamento all'edizione del 53esimo premio del Bancarella Sport. Adesso consegno, se me lo consentite, questa vuole essere solo un ricordo. No, tengo io. Ah, complimenti vivissimi, ma credo che siamo tutti d'accordo che i complimenti vadano a tutti quanti i finalisti perché veramente lo meritano. Grazie. Grazie. E adesso vorrei chiamare il sindaco perché vogliamo fare perché se gli dà questo quello diventa falso in atto pubblico perché non sono i vincitori, sono per la regolarità. Lucia Baracchini, un attimo. Ricci mi ha chiamato da dietro mentre stavamo parlando. Ricci, una domanda per lei, è una curiosità, ma è una curiosità della giuria dietro. Chiedono, ma che ne pensa Cino Ricci delle barche con le quali fanno oggi la Coppa America? Che sono un po' dei baracconi, insomma, sembrano a noi profani, però volevo sentire l'opinione. Ma personalmente non mi piacciono granché, però il mondo va avanti e non si può fermare il progresso, per cui alla gente piace la velocità e la velocità gli viene data. Ecco, questo è quanto. Vanno più veloci, questa è la sì. Quindi soddisfatto? Soddisfatto era lui che l'ha chiesto. Sindaco, presidente, voi due, secondo me, potete, vi do il microfono anche, se volete dire due parole, vi do il microfono. Direi che è stato un premio Bancarella veramente importante. I libri, come è già stato detto, erano veramente belli e pertanto direi che sia io che il sindaco consegniamo molto volentieri questo premio. Un applauso. Grazie mille. Come è già stato detto, davvero è un grande piacere poter consegnare questo prestigioso premio e l'augurio è che ogni anno possa ripetersi una sestina di questo livello e di questo spessore. Complimenti a tutti. Grazie mille. Però adesso il problema Brizzi. E io vi ringrazierei tutti, insomma, se non avete cose da aggiungere. Questo è tuo, ne consegneremo Franco, un'altra simile. Si è vinto due Champions. Per cui
Siamo a posto. Eh? Non devi preoccuparti e sentirti colpa. Giorgio, oh. È consuetudine che il vincitore... Grazie mille. Sono contento perché... Sei contenti? Lo dico senza nessun tipo di finzione. Speravo vincesse Franco Esposito, te lo dico, veramente. Avrei fatto, facevo il tifo per te. Ne abbiamo parlato prima. Le dediche non servono a niente, però un pensiero a quel ragazzo lì ce l'ho in testa, per cui dedico questa cosa, questa bella serata a Jules Bianchi, ai ragazzi che cadono e ci lasciano. Grazie di tutto. Grazie a tutti, facciamo vedere anche questo. Il premio, fai vedere il premio che fanno le foto col premio. Apri. Questo, la statua, il San Giovanni, eccolo qua, premio, le foto. Spero che sia stata una serata gradevole. Io vi ringrazio gli autori, loro hanno contribuito a questo. Buona serata. Buonasera, intanto tanti complimenti. Grazie. Siamo davanti, siamo con uno dei due ex aequo di questo 52esimo premio Bancarella Sport. Vince Suite 200, l'ultima notte di Ayrton Senna, di Terruzzi Giorgio. Allora, il suo libro è molto bello, parla appunto di Senna, concentrando tutto in una notte. Siamo all'Hotel Castello, il giorno che precede quel fatidico Gran Premio di Imola del 1 maggio del 94, quando il mondo smise di respirare. Sì, è un ricordo, è un viaggio nella testa di quel ragazzo lì, di quell'uomo, negli ultimi attimi della sua vita, ma insomma senza la consapevolezza che lo fosse, perché aveva molte cose da risolvere. Quindi è un omaggio a un uomo molto particolare e un viaggio nelle sue ultime ore, molto intimo, un viaggio nell'anima di una persona che l'anima la esponeva. Ecco, questo libro, il target di lettura, da che età si può leggere? Guardi, l'hanno letto nelle scuole, l'hanno letto ragazzi che non sapevano niente di Senna, che non l'hanno mai visto. Secondo me non è una cosa che è connessa all'età, è una roba da, non per bambini, ma insomma per ragazzi, perché è un viaggio, è anche un insegnamento sul valore del lavoro e dell'impegno, anche quando c'è un talento enorme a sostenerlo. Quindi stasera è una grandissima emozione per lei. Sì, sempre, poi questo posto, io avevo già vinto nel 92, non pensavo di ripetere questa avventura, sono molto contento. Bene, una bella serata. Grazie, complimenti. Grazie, buonasera. Paolo, eccoti, ti sei liberato, volevamo appunto che tu ci dicessi qualcosa sul libro vincitore, In piedi sui pedali, andiamo qua davanti. Visto che manca l'altro scrittore vincitore, sì. Però, un attimo. Sì, come no, volentieri. Un secondo che siamo in diretta per la televisione. Va bene. Sì, tu sei in diretta, quindi ti dico subito quello che dobbiamo dire. Brizzi ha scritto un buon libro. Si ha fatto altri bei libri, però a noi sarebbe piaciuto se fosse venuto qui a raccontarcelo lui. In realtà, quando uno vince un premio con queste giurie ex aequo, l'ha meritato prima di tutto perché noi l'abbiamo voluto nella Sestina e il voto della giuria ha confermato che facevamo bene a portarlo nella Sestina. Lui ha fatto male a non venire perché si è perso una serata simpatica e poi ci sarebbe stato anche simpatico lui. Io di lui ho letto un bellissimo libro tanti anni fa, Jack Frusciante, questo è un bel libro, c'è di nuovo la bicicletta, è un po' un ritorno, non è male come quello, ma comunque è un buon libro. Grazie mille. È un po' sgridato, no?